in quanto spesso evitano di fare, di usare il caso genitivo. Un esempio, se io dico la stanza dei bambini, quindi genitivo dei bambini, in tedesco questa parola la posso rendere in un'unica parola. Attenzione, la parola composta tedesca non è detto che sia data da due sostantivi, può essere data da 2, 3, 4, 5 elementi e così via. Cosa fondamentale? La parola, il termine principale, il sostantivo principale, quello che noi in italiano mettiamo al primo posto, è sempre l'ultimo della parola composta tedesca ed è quello che determina il genere e il plurale di tutta la parola. Faccio un esempio, parola composta da due sostantivi. Di Kinder, il plurale da didaschia, il bambino, di Kinder sono i bambini. Das Zimmer è la stanza. Questa parola composta, la stanza dei bambini, das Kinder Zimmer. E poiché i sostantivi maschili neutri che terminano per R sono invariati al plurale, ecco che io dopo questa parola composta faccio questo trattino a indicare che la scheda zimmer, la stanza dei bambini, può essere anche di Kinder Zimmer, cioè le stanze dei bambini, invariati al plurale. In questo caso ho usato due sostantivi. Un altro esempio di questo genere è, per esempio, das Auto, l'automobile, di Bahn, la corsia. Se io voglio fare la parola autostrada, cioè la strada sul movimento veloce delle auto, io avrò di Autobahn, di Autobahn, plurale, questa parola fa en, di Autobahnen. Questo è un caso relativamente facile, quando mi sono limitata a unire due sostantivi senza apportare nessun cambiamento, ma non sempre è così. A volte, diciamo, il sostantivo che precede il primo, quello di specificazione, viene trasformato. Un esempio, di classe, ecco qui riprendo la parola das Zimmer, sarebbe la stanza della classe, cioè quella che noi in italiano chiamiamo aula. Io non posso, quindi avrò das, attenzione, classe. Sen Zimmer, immaginate, classe Zimmer, in questo caso io uso il plurale del termine di classe. Altro esempio, di Schule, der Lehrer, l'insegnante della scuola, der, attenzione, che cosa succede? Schule Lehrer, invariato il plurale, perché il maschile che termina per R. Schul, potete vedere, con la schule perde una E. Allora, come faccio io a sapere quando un sostantivo si modifica o quando invece, come detto caso precedente, rimane invariato? A questo proposito non esiste una regola. Cioè, vengono automaticamente, chissà il tedesco, la formazione della propria proposta viene automaticamente, spontanea, per chi sa il tedesco. Come fare se non so che adesso bene? È molto semplice. In questo caso si prende il dizionario e si cerca la parola dal tedesco in italiano. Così vedo subito la prima parola, il primo sostantivo, se è modificato o meno. Magari non voglio trovare la parola aula, ma voglio trovare un'altra appartenente alla classe. Quindi cerco di classe e poi guardo l'elenco delle parole composte sotto e noterò che questo termine sempre una N. Quindi ripeto, nell'uso scritto della lingua controllate il dizionario. Altri due casi. La parola composta tedesca può essere data, ho detto prima, anche da un aggettivo e un sostantivo. Prendiamo un aggettivo facile, questo dall'inglese free, fry. Fry vuol dire libero o gratuito. Di carte, plurale di carte, la cartolina, il biglietto, tantissimi significati. La parola di fry ka
bad, in bagno, la piscina. Das Freibad, Frei vuol dire libero, ma das Frei vuol dire anche all'aperto. Das Freibad è la piscina all'aperto. E siccome il plurale das Bad diventa di Beda, di Frei Beda, saranno le piscine all'aperto. Un altro esempio con due sostantivi, con due sostantivi ancora mi viene in mente, visto che ho citato l'aggettivo Frei, la Frei deriva il sostantivo di Freiheit, la libertà. Freiheit, libertà, posso fare tutti i composti con la libertà. Se io prendo, per esempio, il sostantivo Drang, chi di voi studia letteratura tedesca sa cos'è lo Sturm Drang, Drang è il desiderio ardente, allora attenzione a questa parola, che sarà Frei, Heinz, mi prende una S, Drang. Freiheit Drang è il desiderio forte di essere liberi, di libertà. Infine, l'ultimo caso, la parola tedesca che si compone di un tema verbale. Ho detto prima che ho usato di carte, di Frei carte, ma io posso usare il tema verbale, la radice del verbo fare, far, e quindi di far carte sarà il biglietto per viaggiare, quindi treno, autobus, cose, mezzi di questo genere. Ancora, per esempio, io das, il sostantivo das mobil, caravan, io posso usare das Wohnmobil, che vuol dire camper, dove la radice qui è del verbo wohne, abitare, cioè un caravan mobile dove si vive, e questo è il camper. Quindi, ripeto, non esiste una regola fissa per fare la parola tedesca, direi quasi è un uso automatico che viene dopo un po' che si usa e si studia la lingua, ma ha una serie di particolarità che io posso comunque tutte sempre trovare sui dizionari nella parte dal tedesco all'italiano. Ho fatto finora esempi composti soltanto da due elementi, l'aggettivo, il tema verbale o sostantivo più il sostantivo principale, ma io posso citare per esempio parole composte costituite da due elementi: das Leben, la vita, das Mitten, il mezzo. Das Leben Mitten è l'alimento, e se dico das Leben Mitten Geschäft sarà il negozio degli alimentari, cioè un negozio che vende generi commestibili. Ancora un esempio facile che sapete tutti: Supermarkt, l'aggettivo super, e der Markt, che vuol dire mercato, der Supermarkt, die Supermärkte. Queste sono le parole composte tedesche.